Putin e il mondo che verrà, storia e politica della Russia nel nuovo contesto internazionale, è uno dei testi fondamentali per comprendere l'evoluzione della politica estera di Mosca all'indomani del crollo del comunismo. In particolar modo, il testo di Bettagnin ci offre l'opportunità di entrare all'interno della politica estera russa mediante un'analisi di quella che è stata la narrazione che la Russia ha dato di se stessa, dell'Occidente e in anni più recenti invece dell'Asia e soprattutto della Cina. Cercando quindi di ricostruire quella che è stata non soltanto quelli che sono stati gli eventi in senso stretto, quanto e soprattutto l'interpretazione che l'elite russa ha dato di questi eventi, mediante quindi un'analisi dei toni maggiormente storiografici piuttosto che storici, che restituiscono quindi al lettore una prospettiva totalmente interna di quella che è stata la politica estera russa degli ultimi sostanzialmente 30 anni. Il testo si articola in quattro grandi capitoli, i primi due dedicati fondamentalmente all'affermazione del putinismo, alle sue origini economiche, sociali, culturali, che chiaramente si inseriscono all'interno di quello che era il contesto russo all'indomani del crollo del comunismo, per poi passare successivamente alla visione russa dell'Occidente, al significato che la Russia ha attribuito all'Occidente storicamente, ma anche in anni più recenti, per poi passare invece all'analisi di quello che è di quello che sembra essere oggi sostanzialmente una nuova prospettiva della politica estera russa, ovvero l'Asia, l'Estremo Oriente, analizzando quindi la visione, la narrazione che oggi il Cremlino sta costruendo intorno all'opportunità di avvicinarsi alla Cina e alle altre grandi potenze asiatiche in ascesa. Una sfida questa che secondo Bettagnin rappresenta allo stesso tempo un'opportunità ma anche un grave pericolo per una potenza che per 300 anni si è raccontata parte dell'Occidente, pensare di poter cambiare così velocemente identità rappresenta una sfida epocale che potrebbe lasciare sul campo però non soltanto, come dire, capitale politico, potere in senso stretto, quanto soprattutto l'identità russa degli ultimi 300 anni.